rapida, perché solo per ricordare che quest'anno siamo maggiorenni, è il 18° anno che c'è questa manifestazione, per cui intanto un plauso prima di tutto a voi che avete, molti di voi che sono venuti in tanti tantissimi anni a questa manifestazione, che questa fiera, questa mostra, che a nostro giudizio, e il nostro è un giudizio anche abbastanza tecnico, diciamo, delle nostre manifestazioni è sicuramente la migliore, la più bella, anche come si presenta, la sua complessità e la capacità anche che c'è da parte degli espositori di fare presentare degli stand molto ma molto belli. E questo è un ringraziamento, ma questo è anche un segnale molto importante che voi date a noi e date al mondo intero, che c'è voglia di reagire, c'è voglia di fare, c'è voglia di comunicare, c'è voglia di far capire che cosa significa questo mondo così importante. È vero che quest'anno abbiamo lanciato dentro la nostra mostra un altro settore, un altro slogan, fare festa, perché il mondo che vi circonda è comunque una festa, è una festa che va affrontata consapevolmente, con la testa, non di sposarsi per carità, ma con la testa, nel senso che vanno fatte le scelte dovute, perché qui c'è la qualità e una persona intelligente sceglie sempre la qualità. E questa è la prima cosa, il primo messaggio che noi vediamo anche rispetto alla tipologia degli stand che sono qui. È un'iniziativa che, come vi ho detto, qualifica il nostro centro fieristico, che ormai fa di tutto e di più, ma questa è una delle manifestazioni che ci qualifica non solo nella nostra regione, ma ormai in un ambiente anche fuori regione, un'area molto più vasta. E questo è il messaggio che noi vogliamo mandare da questo centro fieristico, e credo che questo sia un po' la linea che dobbiamo seguire, perché qui non ci si può fare di tutto e di più, sì, va bene, però ci deve essere sempre un discorso di alta professionalità. E questo voi ce lo state dimostrando. Noi ci mettiamo con i nostri organizzatori, i nostri collaboratori, con la Corea, con la Paola, con tutte le altre organizzatrici, ci mettiamo di tutto per farla rimanere sempre più bella e di alta qualità. L'augurio che io vi faccio è sempre quello che, se siete venuti qui, è perché volete reagire anche alle difficoltà che ci sono, che viviamo in questo momento nella nostra Italia, ma questo già è un buon segnale. E io spero che chi ci deve dare qualche messaggio positivo capisca che cosa significa una presenza all'interno di una fiera, una presenza all'interno di un centro fieristico, cosa voi principalmente volete dire all'esterno. Per cui grazie ancora. Ora un piccolo buffet che è classico e solito, ma è un modesto omaggio che vogliamo fare a tutti voi. Grazie. Siamo con il presidente dell'Ente Fiera di Bastia Umbra alla 18ª edizione di Umbria Spoti, un'edizione che si arricchisce sempre di nuove idee e di nuove proposte per il mercato del web, presidente. Sì, diciamo che oltre agli espositori che stanno dimostrando una grande qualità negli allestimenti, ma non solo, ma nei prodotti che portano qui in fiera, nella merce eccezionale, devo dire, che hanno esposto, quest'anno ci abbiamo inserito anche altre iniziative. Un settore particolare, cioè abbinato agli sposi, alle cerimonie, eccetera, ci abbiamo inserito un settore di far festa. Questo è uno slogan che si abbina benissimo a questa tipologia. Un
qualcosa che si può in qualche modo utilizzare proprio per qualsiasi tipo di iniziativa, perché Umbria Sports sì è rivolto a un settore particolare, però si può ampliare anche il progetto a qualsiasi tipo di iniziativa. Noi vogliamo che questa manifestazione possa avere anche dei ritorni o degli interessi più variegati. Questo un po' è lo scopo che noi ci siamo prefissati. Devo dire che sta andando molto bene come risultati ed altro, e è un bel segnale anche per il futuro, proprio per ampliare un certo interesse rispetto a questa iniziativa, che ripeto è un'iniziativa di alta qualità, e non sono sorpreso ma favorevolmente impressionato dalla presenza di tanti e tanti espositori. Qui molti sono parecchi anni che vengono qui a Umbria Sports e si ripresentano con la stessa volontà, però la sorpresa è che in un momento così difficile di crisi economica qui si vede e si sente la voglia di reagire, e questo credo che sia un buon segnale, e penso che questo può significare per noi raggiungimento di un grande obiettivo. Una qualità che si attesta non solamente per quanto riguarda gli operatori che sono presenti qui in fiera nell'area Umbra, ma il Centro Italia credo sia presente anche con idee nuove e importanti per un mercato che non sente la crisi, Presidente? Ma diciamo che il mercato non è che non sente la crisi, la sente. Molto probabilmente ci sono limitazioni di risorse, questo è sicuro che ce ne sono. C'è un'ipotesi di spesa più consapevole, questo sì. Però qui ci sono mille opportunità che offrono gli espositori, e c'è la possibilità di fare delle scelte in base anche alle proprie disponibilità. Ma io ho visto che ci sono alcuni operatori che già fanno offerte di vario genere per tutti i portafogli, insomma non ci sono problemi da questo punto di vista, perché effettivamente adesso bisogna stare attenti anche a queste cose. La presenza poi di operatori di fuori regione valorizza ancora più questa nostra iniziativa, che l'obiettivo delle manifestazioni che noi facciamo qui è un obiettivo abbastanza importante, che è quello di interessare un'area sempre più vasta. Il nostro è un centro fieristico regionale, ma la sua area di competenza, che è il centro-centro-sud, è un'area molto importante che va dalla Toscana, dalla Romagna, dal Lazio, dalle Marche, dall'Abruzzo, dal Molise. Questa è un'area che è molto, ma molto interessante, che è coinvolta in quasi tutte le nostre manifestazioni e comincia ad essere coinvolta da alcuni anni anche in questa manifestazione, che sembrava molto più regionale, invece non lo è, nel senso che sta diventando una manifestazione extra regionale. Un'ultima domanda, Presidente. 10.000 le presenze dello scorso anno, quest'anno ci si aspettano gli stessi numeri? Ci pensa di poterli anche migliorare? Ma il successo è mantenere i numeri di anno scorso, questo già è un successo. Crediamo che ci sia la voglia di partecipare, di vedere, di capire, ma quello che deve scattare è il grande desiderio di uscire da un po' di tristezza che c'è in questo momento nella nostra Italia, uscire da questa situazione, e credo che da qui si può vedere già un piccolo segnale. Becca Alessi, madrina di questa 18ª edizione di Umbria Sposi. Come mai Rebecca qua? Stai cercando di sposarti anche te quest'oggi? Diciamo che non è nelle mie intenzioni per il momento. Sono fidanzata da un bel po' di tempo, perché 4 anni, però non era nelle mie intenzioni, ma vedendo tutti questi fantastici atelier la voglia viene a tutti.
Un bellissimo concorso qui a Umbria Sposi che attrae tante spose da ogni parte dell'Umbria. Che ne dici, Rebecca, di questo splendido e interessante concorso? Beh, il concorso direi che è pieno di ragazze e pieno di spose che esibiscono i loro abiti, e più che altro per me è sempre un'emozione perché rivivo quello che è stato il mio concorso prima di Miss Umbria e poi Miss Italia, quindi è sempre una grande emozione. La sfilata di Umbria Sposi, dei migliori atelier Umbria, è sicuramente una grande emozione anche per Miss Umbria. Beh, certamente. Io, a parte il fatto che ogni volta che sfilo e comunque salgo su un palco, l'emozione c'è sempre, ma poi avere l'onore comunque di sfilare i più bei abiti da sposa, credo che sia una bellissima cosa che molte ragazze vorrebbero fare al mio posto. Stay awake just to hear you breathing, watch you smile while you are sleeping, while you're far away dreaming. I could spend my life in this sweet surrender. I could stay lost in this moment forever. Every moment spent